Possiamo iniziare? Che siamo già in ritardissimo. Madama, c'hai quel supra Madonna lì. Colleghi, prendete posto, sennò passiamo la notte. Il gettone della Leni è conteso. Allora, come avete visto, l'ordine del giorno della commissione di oggi riguarda il documento che è già stato oggetto di esame e di discussione in una precedente commissione. È il regolamento per il benessere e la tutela degli animali. Il documento che è stato mandato sia con le modifiche indicate in rosso e giallo, sia proprio la delibera che poi andremo a presentare al Consiglio giovedì. Allora, se siete d'accordo per snellire i lavori, visto che tardi ne abbiamo già parlato ovviamente per non annoiare nessuno, andiamo direttamente alle modifiche. Abbiamo. Faccio presente che non è arrivata nessuna modifica o proposta di modifica da parte dei consiglieri, quindi noi abbiamo... Sì. Sì. Dall'altra parte. L'opposizione, la minoranza, i brutti. Allora, all'articolo 5, al secondo comma, è stato inserito, secondo paragrafo, è stato inserito
promuove iniziative, quando si parla di promuovere iniziative di sensibilizzazione, crescita culturale, educazione sui temi della tutela e del rispetto degli animali, quindi abbiamo semplicemente inserito il termine rispetto degli animali. Proseguendo all'articolo 7, quando si tratta di prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione, al punto H del comma 2, precauzioni per impedire la fuga, è stato aggiunto sempre nel rispetto dell'animale in conformità alle disposizioni del presente regolamento. Proprio per evitare perché questa prescrizione possa poi eventualmente andare in contraddizione con altre prescrizioni di altri articoli. Quindi abbiamo pensato di inserire questa specifica. Al comma 5. Ah, scusatemi, giustamente, grazie Presidente. Allora, sempre al comma 2 è stato, nel primo paragrafo, è stato eliso le parole dell'esperienza acquisita. E questo perché, secondo l'esperienza acquisita, è un concetto troppo generale, non si capisce da chi acquisita e soprattutto non garantisce nulla, perché è un termine troppo asettico e generale in generale. Allora, comma 5, alla lettera E, dove ci sono una serie di divieti relativi a come deve essere tenuto l'animale, curato l'animale, abbiamo inserito, oltre a colore, anche a far colorare, perché altrimenti ci potrebbe essere un escamotage, quindi andrebbe in questo modo, se non ci fosse la specifica, a far colorare, e lo stesso poi l'abbiamo applicato anche per quanto riguarda la lettera F, e quindi fa applicare quando si parla di piercing, perché in questo modo andrebbero ad essere sanzionati sia il proprietario che decide di far colorare o applicare il piercing, sia il quello che applica, che applica prestare a queste pratiche. Per quanto riguarda poi la lettera H, abbiamo aggiunto, tra i quali rientrano anche gabbie e catene, perché per quanto riguarda le catene, in tutto il documento, anche se è un documento molto particolareggiato, molto ampio, tratta moltissimi argomenti, in realtà mai si è parlato di catene, e quindi questa prassi tenere alla catena, soprattutto a Milano, è una prassi che va modellata. Passando poi all'articolo 10, è stato aggiunto al comma la lettera C, in realtà la lettera C che c'era prima è diventata D, abbiamo aggiunto un'ulteriore parte, dove sì, e questo è stato proprio suggerito da alcuni veterinari, assicurarsi che le gabbie e le gogliere siano i materiali lavabili, sanificabili e siano prive di parti vulneranti. E sempre sul suggerimento dei veterinari, alla lettera A abbiamo aggiunto, oltre che assicurare che le gogliere abbiano dimensioni ma anche forme, perché ci spiegano i veterinari che anche la forma, quindi per esempio una gogliera stretta e molto alta, non si addice ai volatili. Passiamo poi all'articolo 14, divieto di utilizzare animali per l'accattonaggio. È stato totalmente eliminato il punto 2, in quanto sono esclusi dal divieto gli animali della specie cane qualora si accetti che si tratta di compagno di vita del mendicante. È un principio che in astratto potrebbe anche funzionare, ma nella pratica non si vede come si possa accertare quando un animale, un cane in questo caso, possa essere compagno di vita o meno. I mendicanti che ci sono per strada, 9 volte su 10 hanno comprato o rubato questi cani per poi utilizzarli proprio per questo modo. Quindi se viene tolto questa parte, automaticamente si ha una maggiore tutela ed è molto più concreta la tutela dell'animale. All'articolo 15, al comma 1, fanno eccezione gli spettacoli pirotecnici luminosi
c'era scritto nella versione originale o comunque silenziosi. Noi abbiamo sostituito o con e, semplicemente. Poi l'articolo 18 pare ai cani, è stato tolto il comma 3, in deroga al comma 2 che diceva, in deroga al comma 2 all'interno delle aree per i cani, di cui al comma 1 i cani appartenenti a razze di croce recati all'allegato 1 devono sempre indossare la museruola, per questo è punito con la sanzione. Questo perché? Perché di fatto chiediamo che venga assolutamente tolta da questo regolamento, venga tolta dall'allegato A e quindi non ci sia una indicazione di razze pericolose, perché in realtà non si tratta di razze pericolose, ma razze, i cani diventano pericolosi anche se hanno una tendenza che può essere maggiormente aggressiva o meno, ma sono comunque cani che vengono portati ad essere aggressivi dal trattamento e dal comportamento del... Solo una cosa? Sì. Ma abbiamo avuto una commissione tempo fa, no? In cui c'era uno specialista che parlava del patentino dei cani, vi ricordate? Lui diceva che c'è una razza di cani che non ha... che non fa capire quando attaccheranno o meno. Proprio lui ha detto, lui è il pigiuto. Invece noi quindi qua diciamo che non è così. No, loro. C'è lui che è il pigiuto, sì, noi no. I cani a carattere a sé non sono tutti uguali, eh. No, quindi lui dice che la sua razza si è fatta apposta con lo scopo e quindi sono da stare attenti perché non comunicano quello che vogliono fare. Comunque io che ho una commissione in cui è perso questo, teniamo in atto, poi non è così, se no voi. Lui era un addetto. No, ma è stato proprio lui a dirci questo, diciamo, valutando questo regolamento, è stato proprio lui a dire che con la museruola sicuramente anche quei cani che non erano aggressivi sarebbero diventati maggiormente aggressivi, anche perché un pitbull può essere aggressivo, ma non è detto che lo sia. Ci sono certi pitbull che non lo sono. Per cui a seconda del padrone che sia in grado di valutare il proprio cane, di valutare l'aggressività, di andarsene velocemente, diciamo, anche dalle aree nel caso in cui il proprio cane potrebbe essere di disturbo o creare problemi ad altri cani. Cioè l'uso della museruola sicuramente aumenta l'aggressività anche nei cani che non sono aggressivi, e comunque non tutti i pitbull sono aggressivi. In ogni caso nell'allegato sono menzionati dei cani come il cane corso, dei cani che assolutamente non sono aggressivi, per cui non poteva essere accettato così come era questo punto. Che fischio. Allora, articolo 19, comma 5. Questo è stato aggiunto. L'accesso dei cani di assistenza ai mezzi di trasporto pubblico a partecipazione comunale dovrà essere consentito senza alcun costo aggiuntivo per il proprietario detentore. Questo non era assolutamente preso in considerazione perché si rinviava semplicemente nel comma 1 parlando di tutti gli animali e quindi non entrando nella specifica dei cani d'assistenza alle condizioni tali quali previste al gestore di servizi nel rispetto del presente articolo. Quindi abbiamo ritenuto opportuno fare una precisazione soprattutto per quei cani di assistenza, per i cani di assistenza che quindi devono per forza di cose accompagnare il loro padrone che ha evidentemente avete controllato del trasporto animali degli ATM? No, allora proprio perché cioè ATM ci sono altri tipi di trasporti, perché in questo articolo si fa riferimento anche al trasporto privato. Allora se noi mettiamo una chiusura dell'articolo dove si dice che per i cani di assistenza, solo per quelli di assistenza sto parlando, non è generalizzato,
devono comunque essere, deve essere prevista la gratuità, non ci sono problemi, nel senso che qualsiasi tipo di trasporto privato, pubblico, partecipazione deve essere gratuito. Dopo, se la TM già lo prevede, tanto non è che vuol dire che non avrà nessunissima modifica all'interno o cose così. Allora, per quanto riguarda l'articolo 20, abbiamo al comma 1 aggiunto previa verifica della regolarità nell'animale dei trattamenti vaccinali, perché molto bello il principio di far entrare gli animali in tutte le strutture, però sicuramente è necessario, anche perché se si tratta di strutture dove ci sono persone con problemi di salute o comunque persone più deboli, fisicamente deboli, è fondamentale che vi sia un controllo del rispetto dei trattamenti vaccinali. Articolo 22, detenzione di animali a scopo amatoriale. Su questo punto ne avevamo parlato anche in commissione, perché si faceva riferimento a un limite nel numero di cani, gatti o altri tipi di animali che il privato poteva detenere. Io volevo dire, al Ministero degli animali stessi e del loro ordine contenuti. Ma anche questo può essere una condizione anche all'elitario, al numero di persone che abitano in quel luogo. Cioè, se quelli di quattro persone, non è che differenza di scordottina, se non è l'altezza, quello che è. Cioè, se l'uno di persone fisiche, comunque in un ambiente, fare un monocane, un mio cane, è eccessivo, non sono tutti i cani, perché poi anche l'animale manca l'ambiente. Ma tutto in proporzione alla dimensione del luogo. Se io ho una villa da 200 metri quadri, ma qui deve esserci anche 5 cristiani e 4 certo animali. Certo, sì. Ma io dico, tu dici un numero adeguato alla dimensione degli animali stessi e del luogo e delle persone che ci vivono, perché sicuramente in città nessuno ha grandi ville in città, ma tutti hanno monolocali e bilocali. Due persone, un cane, va bene? Sì, ma se su due persone, ma qua in monolocale stanno quattro persone a casa mia, tutto quello che mi risulta. E quindi noi sovraffolliamo e creiamo un disagio all'animale, non agli uomini, perché gli uomini ci stanno. Benissimo, il problema è sicuramente. Perché a volte ottengono perché hanno la. Ci sono alle modifiche che abbiamo apportato, però non abbiamo neanche ricevuto. Te lo dico adesso, te lo dico adesso. Capito, il documento però è fatto. Non si può modificare? Domando, se non si può modificare, che non si modifichi. Avremmo gradito, visto che abbiamo fatto delle due commissioni su questa cosa, che poteva, però era una roba che poteva direttamente passare in giunta, abbiamo chiesto espressamente che invece venisse in commissione e poi la situazione. Io in commissione te lo sto dicendo. Parlare, però, di modificare introducete anche il numero di persone che ci abitano. Per esempio, se è un monolocale e sono due persone più un cane, può starci, ma se è un monolocale per problemi vari, ha già quattro persone, per esempio, non ci vai a mettere anche un cane perché loro hanno l'esigenza di avere un cane che, per cui ne soffre il cane in realtà. Basta. Per dire un esempio. No, per me potrebbe essere sensato. Cioè, quindi vorrebbe essere un numero adeguato alle dimensioni degli animali stessi, del luogo dove vengono, e al numero di umani. No, di abitanti, che umani, sono tutti umani. Sì, 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 intendo dire, è il numero di persone che abitano con gli animali. Perché l'animale, se no, non ne tiene conto proprio nessuno. Se sono due uomini e tre con un cane. L'importante è che le persone, perché poi l'animale, bene o male, ci può stare. Ma che fischio qui, pazzesco. Cosa. Un numero di volte delle dimensioni delle mani stesse. Commissione, consiglieri, cosa avete fatto? Secondo me è anche importante il numero di persone che abitano in quel luogo. Mazza, questo fischio mi ammazza. Che vogliamo fare? Un numero di volte alle dimensioni degli animali stessi e del numero di persone che vi abitano. Grazie.
Che sarebbe veramente particolare, si può fare. Poi. Come hai messo? Grazie. Sì, fantastico. Allora, l'articolo 33. Tramite questa parte sui cerchi secondo me dà qualche problema, nel senso che non entra proprio nel merito perché per certi punti di vista rimanda alle linee guida per il mantenimento delle mani dei cerchi e quindi rimanda a quello, però poi allo stesso tempo affronta alcune problematiche, quindi insomma è un pochino monco come articolo secondo me. Sì, sì, infatti, assolutamente, quindi si potrebbe anche forse togliere del tutto questa parte e rimandare alla legge nazionale. Comunque, se vogliamo lasciarlo, l'articolo 33,3, abbiamo inserito altre, almeno due categorie di animali che non capisco per quale motivo siano stati esclusi. Allora, sono esclusi primati, cetacei, lupi, orsi, pinnipedi, rinoceronti, ippopotami, giraffe. Elefanti felini. Non si capisce perché non elefanti felini. Questo era, visto che, e quindi abbiamo inserito anche loro. All'articolo magari. Ma cos'è? Sala giochi? E dopo questo argomento mi diverte molto, facciamo uno spettacolo. Richiamali all'ordine. Allora, l'articolo 36. Custodia temporanea, affido temporaneo, gestione di cani e gatti di proprietà. Sempre. Puoi parlare, tranquillo. Allora, è stato tolto al comma, alla seconda parte del comma 4, da qualora siano ricoverati sino a terapeutici chirurgici eseguiti. Il motivo è questo, imporre, cioè dare la possibilità di imporre una spesa, un costo per il proprietario è un modo per incentivare l'abbandono degli animali, semplicemente quello. Però non rende responsabili però, però rende responsabili. Ma non è contratto esattamente. Cosa vogliamo? No, perché se io lascio alla canina e al gattine l'animale, dopo un certo periodo ti possono imporre il pagamento. E quindi io invece di lasciarlo al cane della gattina lo lascio per strada. Okay. Ma se uno abbandona perché non ha voglia di spendere 2000 euro per un intervento? Allora bisogna studiare in un altro modo però, perché scritto così assolutamente secondo me crea questa problematica. Quindi noi vediamo, secondo me comunque... Fate pure tranquilli. Quello della delegazione nel caso di mai necessitasse una delegazione, quello è un problema un pochino più complesso perché mi è capitato anni fa di ricoverare il gatto e ci sono delle associazioni che qualora ci fosse una necessità, che ci sono dei proprietari che non possono purtroppo spendere dei soldi,
riescono a operare questi animaletti senza far spendere i soldi ai proprietari. Però ci sono delle associazioni che si occupano di questo, quindi non rientra in questo. No, no. Però è un problema abbastanza delicato e complesso quindi. Questo è abbastanza chiaro, poi dice, coloro siano ricoverati presso il parco canine e gattine, cani e gatti proprietari impossibilitati a continuare a prendersene cura, ai fini della custodia temporanea, dell'affido temporaneo e della cessione definitiva, l'amministratore può imporre ai proprietari il pagamento di una somma pari alla spesa quotidiana sostenuta. Quindi proprio vuol dire, io non me ne posso prendere cura, lo lascio a cani o non voglio. Ma c'è anche il posto però. Ma fatta così, secondo me, cioè scritta in questo modo, è più facile, visto che vediamo tantissimi animali abbandonati, purtroppo. Quindi, secondo me, è un incentivo. Quindi, o troviamo una formula che vada a tutelare meglio, se no, piuttosto... Io troverei una formula, perché altrimenti diventa che se uno non ce l'ha di spenderli, perché... Mamma, che suono, ragazzi! ...sottovalutato quello che c'è dietro a prendersi un cane, perché non tutti vengono dal percorso... Certo. ...ma se vanno in un allevamento a comprarselo... Certo. ...tenuti, e quindi al primo intervento del labrador con l'anca... Povera che mi capiva quello, che è costosissimo, e allora si decide di lasciarlo in un luogo, no? Capitate? Sì, sì. No, ma certo, anche per molto meno. Sì. E quindi in quel modo va responsabilizzato chi prende un cane. Troviamo una soluzione, intanto mettiamo un po' di cose. Ci mettiamo meglio. Perché sei impossibilitato, perché non è nella condizione di, perché penso anche a una persona malata che dorme nel parco. Qua c'è scritto proprio impossibilitati, Allora bisogna verificare. Qua dice impossibilitati a continuare a prendersi cura, non si parla di non, che uno non vuole. Se io sono impossibilitato... Non gli puoi chiedere di soldi. Da pagare. Ma se sei impossibilitato... Potrebbe essere anche fisicamente, perché magari sono... non sono più in forze. Mi rendo conto che in questo impossibilitato ci può stare. Ho capito. Ci sono gli anziani, per esempio, che vengono ricoverati, oppure in casa di cura, che abbandonano i lo so, ma se li mettiamo... In realtà non è che li abbandonano. Non è che li abbandonano. No, capire... Avrei sto dicendo magari una stupidaccia, però andare a verificare a seconda del proprietario che lascia l'animale, e se realmente questo bisognerebbe farlo, che non si fa, ma bisognerebbe farlo se realmente è impossibilitato, non può pagare o non c'ha voglia e se ne frega. Cioè, in teoria, lo so, però è l'unica soluzione plausibile, presumo, perché sennò o non sai pagare o sai pagare tutti, però ci sono quelli che realmente non possono. E stanno male, muoiono anche perché devono lasciare il loro animalito con il loro figlio. Quindi ci vuole l'ISE perché ha cani anche. Ragazzi, è una proprietà, non è trombetta. Sì, sicuramente è un'idea, ma il problema è qua, veramente. E come gli animali vengono abbandonati perché non si può procedurare. Comunque, andiamo avanti, quando prendiamo in sospeso, fatemi venire le buone idee, cosa. Articolo 38, adozione a fini di cani e gatti pervenuti al parco canile e gattile comunale. Allora, qui si prevede al punto 2. Grazie a Celestina, non grazie a. Presidente, è un po' strano. A carico del proprietario, quale notificato il ritrovamento del loro animale e che non provvedono al ritiro dello stesso entro 5 giorni dalla conclusione dell'iter di notifica avviato dall'ATS, l'autorità competente presenta all'autorità giudiziaria denuncia per l'abbandono. Se si deve evitare nei 5 giorni, non dovrà essere. No, scusate, è un refuso. Allora, abbiamo inserito un tempo più, anche su questo avevamo parlato la precedente commissione, un tempo più lungo, perché io avevo pensato 30 giorni, ma possiamo anche vedere.
In caso di comprovata impossibilità di tiro conseguente per esempio a un ricovero ma senza mutilata, 5 giorni oggettivamente è troppo poco, cioè avere una denuncia per problema renale per 5 giorni è veramente secondo me una follia. Quindi abbiamo pensato di inserire ovvero 30 giorni in caso di comprovata impossibilità di tiro conseguente a ricovero senza mutilata il proprietario. Quindi poteva essere. Poi ci abbandona. 30 giorni. Cioè 30 giorni mi sembrano pochi perché sono d'accordo con te, sono pochi, però bisogna vedere se i cani ce la fanno o se i cani poi 30 giorni. Soffre di, poi soffre la distanza dal padrone. Cioè, 15, vai. 15. Una cosa umana. 30 pensavi di essere abbandonato, se ne va lui, eh. Dice mi ha abbandonato il mio padrone, basta. 30 la detenzione. Va. Il ragazzo non lo riesce con questo bocca. Eccolo qua. Ma eccoli qua. Allegato 1, elenco delle razze canine devono essere. Grazie Presidente, sono d'accordo con due cose io. In realtà, tornando molto al discorso di prima, che non ci sono cani aggressivi, ma ci sono particolari cani con dei particolari caratteri che in presenza di altri cani possono diventare aggressivi, come è successo a me, se questi cani, che i padroni sanno benissimo essere aggressivi, avessero una museruola, in realtà succederebbe quello che è successo a me, che ha venuto a me, non bisogna sempre sopravvivere. Quello sostanzialmente non a tutti, perché alcuni cani che a causa di traumi o di caratteri particolari sono aggressivi, i padroni lo sanno benissimo, li conoscono, ecco questi a mio avviso dovrebbero avere la museruola. Io penserei che non dovrebbero neppure accedere a allenare i cani a questo punto. Sarebbe ma così se sono aggressivi. Quando un padrone sa che il suo cane ha quella problematica, deve tentare di non farlo neppure accedere e allenare i cani. Magari lo riabilitava il dofine dei cani, lo con i suoi simili. Sì, ma con gli altri attorno a sé che non ce li hanno. Adesso parli, no, adesso parli. Retriever? Grazie per il lavoro fatto da te, perfetto. Grazie, basta. Casiraghi, non c'è niente. Colgo l'occasione solamente per segnalare una cosa, che è stata mandata da Iris un altro documento per la settimana prossima, ok? Cortesemente, io so che Bigatti ha chiesto tempo fino a domenica per mandarci osservazioni, però oggettivamente è un documento che deve avere il parere comunque dell'ufficio e abbiamo la commissione martedì. Quindi domenica è assolutamente impensabile, perché poi noi quando lavoriamo a questo documento non ci serve più. Quale documento è? Titolo?
è per la settimana quell'altra, del 25. Ma a che titolo ha il documento? Per fare opportunità. È stato mandato, vi ho chiesto venerdì, credo che l'abbiamo dato stamattina, però. Quindi cercate di mandarci le varie osservazioni entro giovedì, giovedì sera. Grazie. Grazie che si raghi. Pari. È chiusa? Presidente, è chiusa?